Dopo la sconfitta pesante in esterna sul campo del Riccione, torna a fare la voce grossa in Bellaria, aggiudicandosi il match interno con il Roncofreddo, conquistando 3 punti importantissimi per la salvezza. Dall'altra parte arriva il secondo KO consecutivo per il Roncofreddo, dopo quello rimediato una settimana prima tra le mura amiche con il Sant'Ermete. La squadra di Montanari gioca solo nella ripresa a gol subito. Un primo tempo per l'appunto a varo di emozioni, succede tutto prima della mezz'ora in un giro di lancette. Al 26esimo, indelicato, lanciato a rete, si presenta tu per tu davanti al portiere Urbini, bravo a rimanere in piedi fino all'ultima a chiudere la strada dei gol al Cobra, oggi verità a corto di veleno. Passano 60 secondi e Roncofreddo reagisce con questa conclusione arrivata dalla distanza a firma di Berardi, con Mignani in tuffo a bloccare la sfera. La ripresa vede l'acuto del Bellaria e Roncofreddo padrone del campo con azioni insistite senza trovare la via del gol. Pertugio che invece trova il Bellaria al 5° minuto, quando il solito indelicato, dopo una discesa irresistibile sulla sinistra, sforna al centro il delizioso Babà, chiamato pallone, che Caporali, per lui un gioco da ragazzi, appoggia in fondo alla rete. 1-0 Adriatico, sarà questo il gol partita, con indelicato che giustamente viene festeggiato dai compagni per la solo vincente con tanto di passaggio finale. Il Roncofreddo replica con questa punizione che diventa un involontario assist per il libero Donati, palla incredibilmente alla. Dalla bandierina arriva il colpo di testa di Ferraro con l'intervento di un difensore del Bellaria davanti alla linea di porta. Ancora Roncofreddo in avanti, dialogo tra Berardi e Ferraro, tiro di quest'ultimo con palla bloccata da Mignani. Il Roncofreddo continua a essere protagonista in area locale, la discesa di Donati non trova compagni pronti sotto porta a raccogliere il suo passaggio. Il pallone invece viene inseguito dalla parte opposta, nuovo traversone con colpo di testa finale di Brigliadori, pallone sul fondo. Si rivede in Bellaria, Caporale apre per indelicato, l'attaccante si porta il pallone dentro l'area di rigore e segue delle finte prima di crossare al centro per l'inserimento di Caporali, che di testa fornisce nuovo assist al compagno che non ne approfitta. L'attaccante ha l'occasione di riscattarsi, quando servito in velocità non riesce ad impattare il pallone con la forza desiderata. A Urbini non rimane che raccogliere la sfera. Minuti finali, indelicato non riesce a pungere ma delizia la platea del Nanni con un doppio sombrero meritevole del replay anche per la bava alla bocca del nostro Giacomo Alpini, guai a non farlo notare. Ma il Roncofreddo è caparbio, cerca fino all'ultimo la rete del pareggio, la discesa di Brigliadori si spegne tra i guantoni di Mignani, prima che in pieno recupero Aragao abbia il tempo di stoppare la sfera, appoggiarla per Arucci che calcia alto. Termina qui una gara che vede il Bellaria difendere a denti stretti in vantaggio, con il Roncofreddo che morde solo a tratti la propria preda.